Cerimonia ufficiale di apertura delle Universiadi Napoli 2019, la Lepre Group Web TV non poteva mancare a questo appuntamento con lo spettacolo, lo sport e la cultura fusi insieme in un'unica realtà, nel cuore pulsante dell'Italia, Napoli. Uno spettacolo di luci, colori e bandiere, desideri, tutto sotto l'egida del fair play, dell'amicizia tra i popoli e della grande accoglienza che solo l'Italia riesce ancora a garantire nonostante tutto. Le Universiadi Partenopee rappresentano una grande opportunità per Napoli e per tutto il paese. 128 i paesi partecipanti, oltre 9.000 gli atleti coinvolti. L'immagine positiva di Napoli e dell'Italia che si irradia nel mondo, come giusto che sia. Tanti napoletani, come tante persone, perché poi c'erano anche tanti stranieri, ci siamo recati allo Stadio San Paolo per assistere alla cerimonia inaugurale delle Universiadi. Devo dire una nota personale, sono stato dopo diversi anni allo Stadio San Paolo, quasi costretto dai miei nipotini, i quali praticamente volevano assistere a questa cerimonia. Ovviamente l'approccio è stato preoccupante perché pensavo al traffico da affrontare, pensavo praticamente alla fila per entrare allo stadio, alla corsa anche in bagno, tanto per dire che è diventato prima della ristrutturazione dello Stadio San Paolo, un fatto addirittura per molte persone, tra cui il sottoscritto, traumatizzante. Fatta questa premessa, devo dire che man mano comunque che mi approcciavo molto preoccupato ad andare allo stadio, passava il tempo, sotto certi aspetti mi rasserenavo, ma sotto altri aspetti mi arrabbiavo e mi arrabbiavo sempre di più perché praticamente le mie preoccupazioni venivano meno perché non c'era traffico, l'ingresso allo stadio è stato scorrevole, una visione dello stadio bellissima che noi ovviamente neanche all'inaugurazione dello Stadio San Paolo stesso nel 1960 lo stadio era così bello. Gli schermi che praticamente mancavano soltanto allo Stadio San Paolo, tutti i grandi stadi italiani ma del mondo li avevano. Ebbene, devo dire che comunque man mano che ammiravo e vedevo queste cose, la mia rabbia cresceva. Cresceva perché? Perché praticamente abbiamo dato la dimostrazione in poco tempo che quando vogliamo fare le cose le sappiamo veramente fare. Ripeto, funzionava tutto, il piano traffico ha funzionato, l'ingresso allo stadio, tutto molto bello. Ora io mi chiedo, se siamo così capaci e così efficienti, perché non lo dobbiamo dimostrare con continuità, mentre praticamente tra non molto finiranno le Universiadi e torneremo nella routine quotidiana del traffico, di tutto quello che non funziona. Cioè, che non funziona. C'è bisogno comunque che tutti quanti noi ci rimbocchiamo le maniche
e diamo l'immagine, mandiamo nel mondo, come stiamo facendo in questo periodo, l'immagine pulita, sana, laboriosa di Napoli e dei napoletani.